Alessa! Oh, medico, buongiorno! È venuto a capo, il fa! Chi? Mia moglie chi c'è? Come sta andando, la devo fare! Ma aspetta, dove vai? Vieni qua! Ma come devo fare con te? Vieni! Piano piano! Non sa, vuoi aggiustare quella madonella? Ah, la faremo mettere a posto, adesso racconta con calma cosa è successo. Allora, vai su Tuano, per forza ti di nuovo da me! Si è spezzato i denti, no. È caduta! No, non è caduta, gliel'ho spezzato io con due schiaffoni. Ma se essa si mangiasse un semolino, non lo corresse! Menico, quante volte ti devo dire che non devi bastonare tua moglie? Tu alla sera non devi bere troppo vino! E poi non dorme, ci dà camazzate più assai! Ma che ti ha fatto quella povera donna? Che ti ha fatto? Innanzitutto mi ha fatto festa. Come? Prima di tutto mi sono sposata così. E poi si è fatta così. E poi quattro figli e tre mi facevi femmina. Ma non è colpa sua! Sì, è colpa sua, te nasce mezza sbagliato un corpo. Io, un mascolo, che tenga caro come la luce degli occhi miei, stace lontana, stace a Torino a faticare. Sono rimasto l'unico dentro al pollaio, sono l'unico uomo in mezzo a tutti i femmine. Don Sandro, io me ne vado alla Svizzera, affaticato in dei maniere. Menico, io non posso fare niente per te. Lo saccio. Aspetta, dove vai? Io non posso fare niente, ma la Madonna può fare tutto. Ma quale Madonna? Io alle fatture ci credo, ma alle miracoli no. Non parlare così. Tutti abbiamo bisogno di credere in qualche cosa. E infatti io credo che adesso torno da mia moglie e ci dà una mazzata che ho assai. Stai zitto! Alza la mano davanti alla Madonna, così. Alza la mano davanti alla Madonna, così. Ma che è fascista, Madonna? Alza la mano e ripeti. Alza la mano e ripeti. Ma no, signore, ripeti quello che dico io. No, quello che dici tu. Vergine santa. Vergine santa. Fai presto. Ma che fai? Porti in fretta, ma sono la legge. Ma va pure di fretta. Ma io il miracolo ho bisogno subito, un miracolo. Ma adesso ce lo chiediamo con i diritti di urgenza. Va avanti, fa la preghiera, forza. Vergine santa, su. Vergine santa. Dai. No, non ce la faccio, mi vergogno. Ma dai, io non bastono più mia moglie e resto sempre con la mia famiglia se tu mi fai la grazia che mio figlio Carminiello viene trasferito da Torino a questo paese. Ma è impossibile, come le ciliegie a Natale, lo so! Tutto è possibile alla Santa Vergine! Avanti, fai il resto, fai la promessa! Vergine santa, io... Sì. Vergine santa, io... Per farvi contento, lo so, Vergine santa, io confermo tutto quello che ha detto Don Sandro. Ma che stai facendo? La dichiarazione dei redditi. Va. Così sia, nel nome del padre, del figlio. Medica, ma che fai? Il segno della croce si fa con la mano destra. Su, dal catechismo devi cominciare tu. Su, nel nome del padre, del figlio e dello spirito. No, signore, lo Spirito Santo sta da questa parte. Ah, lo so. Adesso vai e abbi fede, vai, su. Vai, medica, figliolo, va bene. Ma te do un mese di tempo, dormiti a mia moglie, ci do camazzate che assai, è meglio che lo sapi! E non mi guardare.